prima volta. Ultima puntata di Summer Job. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Sì. Ce l'abbiamo fatta. Di questa vacanza pagata, perché hanno speso tutto. Vedremo soldi. Oggi chi vincerà questo reality. Grande montepremi, 10 euro sono rimasti forse. Sì. Ma bando alle ciance, andiamo a goderci questa Let's finale. Go. Via! Mi sento di usare qualsiasi mezzo a mia disposizione per vincere. Sì, era rimasto Samuele. Era stato tradito Samuele. Tradito Samuele. Lui contro tutti in questa finale. Sì. Samuele, Marina, Mattias e Sofia concorrerete da finalisti per conquistare la vittoria. Vabbè, in quattro comunque sono rimasti. Strategia, non ho mai giocato in strategia. So. Evidentemente si tiene a vincere. Ma di chi parlano? Di lui? Di Mattias, credo. Mattias. Ma lei ha fatto la stessa cosa, infatti. Era un peggio. Perché non l'ho ammesso. In questo momento sono incazzato. Oh, Samuele l'ha presa malissimo. Penso di aver fatto la scelta sbagliata. Soprattutto perché non pensavo tu votassi la Vin. Neanche noi lo pensavamo. Ah, perché sono i due che hanno votato la Vin. Esatto. Io però sono vendicativo. Non l'avrei mai detto. Ma per 36.000 euro la Vigna può rientrare nella... Ah no. Quindi sapevi che l'avresti mandata a casa la Vigna? No. Scusa, ma fino a poco fa diceva che l'aveva fatto per strategia per arrivare con una in meno in finale. Adesso sta cercando di ribaltare la frittata. No. Ma perché non dire palesemente... Ma l'aveva detto prima, cioè, l'è già rimangiato. Tanto dovevo andare a casa. Ma sì. No, guardate, non mi sono fatti i cazzi miei. Guardalo. Ha guardato tutte e due. Ma sì, palese. Perché stavo pensando e sai tutti i ragionamenti che ho voluto fare. Poi te pensa come vuoi te. Io chiamerei il VAR comunque. Sì, facciamo rientrare Pitt e Pietro perché mi sto già annoiando. Ma tu ti fidi adesso di Mattias? Bella domanda. Ma anche tu hai votato Lavinia. Cioè, ma scusatemi un attimo però. Scusate. Infatti, cioè, lei perché? Cioè, nessuno le chiede come mai ha votato Lavinia, lei? Quello era il letto di Pitt. Momento toccante. Mica, mi sono commosso. Transition. Perché che dobbiamo fare? Loro ci tirano e voi basta che vi tenete qua. È molto easy. Ma cos'è il bananone? Ma che figata. Non mi hai fatto il bananone al mare? No. Un grande classico. Ma no, un classicone. Mai fatto. Ma è un classicone veramente. Commentate se avete fatto il bananone. Ma tutti hanno fatto il bananone. O qualcuno si è fatto il bananone. Commentate se vi siete fatti un bananone. Va bene lo stesso. E il banana bot ha dato le giuste scosse di cui i ragazzi avevano bisogno prima della finale. Ma che io se vado in un posto del genere c'è un'anaconda in quel Non c'è mai stata nella storia ma quel giorno. Partecipando a un rito del popolo Maya legato al concetto di purificazione e rinascita. Ah sì? Queste sono le cose che piacciono a te. E infatti che dovrei sempre farlo, dovrei farlo pure io per purificarmi. Rinascere verso nuovi orizzonti e incontrare finalmente il mio stesso io. È voluto che sprigiona energia e finalmente abbracciarmi in un'essenza e di riscoprire Kundalini. L'anima. E sentire la Kundalini che mi sfiora il sottopalla. Sudato. Bello, che bella immagine. E guarda come soffia quello. Che è? Gli ha messo un po' di rosmarino nell'ombelico. Siamo sicuri che è un rito che si possa far vedere? No. La sta marinando. C'è qualcosa che non va. La paura del giudizio degli altri con tantissimi difetti che non sono difetti. Questa è una puntata carica di emozioni. Sì, sento veramente le vibrazioni sotto palla. Ah, sempre quello. Cioè, sudato. Se qualcuno cambia opinione di te dopo che hai detto sta roba è una testa di cazzo. Ma tra tutti spero vinca Marina a sto punto, quella che mi è piaciuta un po' di più. Si è comportata bene sempre con tutti. Dai, parte a votare Lavinia, però vabbè. Una forza che non avevo prima. Sono venuti i calli. Sì, è riuscita addirittura a mettere le mani nella terra. Assurdo. Pazzesco. Era una sua fobia. Io dico sempre che se mi avessero detto che dovevo venire qua a lavorare non sarei venuto, però rifarei quello che ho fatto. Questi sono i posti dove poi si mettono da sballati e vedono le cose. Chiudere in bellezza. Con una bella svapata. E via, tutti sballao. Se non mi avessero detto che sarei arrivati in finale, non ci avrei mai creduto. Anch'io non gli avrei dato neanche un centesimo. Invece. Ma si è rivelata una brava sì, ragazza. Sì, sono d'accordo. Ciao, sono Marina Cinti. Porco due, a parte questo. Vabbè, falla scuotere un po'. No, va bene, ok, ci sta. È tempo di raggiungermi in cabagna. Ci siamo! Finalmente. Te li mettono in un buco sottoterra. No. Una bella miniera. No. Sì, ci siamo. No. Che tocca fa, mo? Pazzesco, forse vince chi torna in Italia in ginocchio. O sui gomiti. L'ultima sfida si baserà... 16 ore sui ceci. Basta! Sono belle prove. L'amicizia. Però, scusate, sarebbe stato veramente bello una camminata finale sui carboni ardenti.
È da un po' che in TV non si vedono i carboni ardenti. Perché adesso tornerà Ciao Darwin, quindi probabilmente... Così celebrerà la festa dell'Amistad. Sarete voi ad aiutare la comunità locale a rendere questa festa dell'amicizia un grande evento. Pazzesco, spaccina per un giorno. 24 ore nel cartello. Ma perché? Ma c'è la festa dell'amicizia. È la festa dell'amicizia. Una nuova boss, Clintia. Un lavoro solo. Sono tutte e quattro che fanno lo stesso lavoro, okay. Poi deciderà sta Clizia, penso. Il migliore. Solo 3 giorni per portare a termine l'evento. Minchia, 3 giorni. Che ogni sera uno di voi dovrà abbandonare questa avventura. Bello, a eliminazione. Clizia, la vostra nuova boss, vi sta già aspettando in una spiaggia meravigliosa. Cacao meraviglioso. Far fuori uno tra Marina e Sofia. Perché Mattias lo voglio far fuori in finale. Ah, vuole rimanere con Mattias. Ma giusto. Onestamente, per quello che abbiamo visto, se ci deve essere un favorito, Samuele. Sì, secondo me Mattias esce per primo. Io dico Marina, Mattias, finale Sofia, esamo. Tu sei già chi vince. Serve coordinazione, serve testa e serve pensiero. Ma quando è che ci compriamo una cazzo di spiaggia in Messico? Guarda! Beh. Guarda! Non è una spesa semplice da affrontare. Possiamo mettere su Twitch il Donation goal. Spiaggia Messico. Mi sembra abbastanza facile capire come sono posizionate. Non ho capito proprio un cazzo. Perfetto, partiamo benissimo, Mattia. Disciplina e impegno, non penso di averceli. Però spirito di iniziazione. Come iniziazione? Com'è spirito di iniziazione? Si è confusa. Non gli ha chiesto questo. Iniziazione l'hanno fatta i Maya prima. Sì, infatti. Non ci vedo più. Cosa? Ma no, che si spezza. Ma una da una parte, una dall'altra. Io non voglio fare body shaming, ma è pesantissimo queste cose. Cioè, stavo facendo body shaming al tavolo. Desk shaming. Strisce verticale, io direi. Quindi spostiamo questo. Esatto, cioè io sto guardando e mi sta venendo il mal di mare. Ma non stavano, hanno detto che lo fanno. Hanno appoggiato Crizia. Sì, l'ho visto anch'io. Un uomo felicissimo. Guardalo. Classico vecchietto da... No, vabbè. Dai, non preoccuparti, caricalo. Clinzio mi vuole mettere alla prova. Beh, ma dai, ma Samuele è super forte, su. Però è un gran lavoratore. Clinzio si è già innamorato. Niente. Pazzesco. Mi piace il lavoro che avete fatto, anche il livello con il mare. A livello con il mare, in che senso? Cioè, come faccio a decidere? Dove devono andare? In montagna, sugli alberi la devono ma mettere? Ma anche perché è difficile. Ma non ho capito. A livello con... infatti, sugli alberi. Con le vostre buste. Ah, di già la decisione? E chi mandano via? Ma infatti, palesemente fake. Non hanno fatto nulla di male. Dovrebbe essere tutte piene. In tre potranno continuare il loro cammino per cercare di aggiudicarsi il montepremi. Cioè, quella che ha fatto male Sofia. Da quello che abbiamo visto, sì. In effetti. Ho preso anche un tavolo. Sono una persona differente, sono Mattias senza maschere. Troppi confessionali di Mattias. Sì. Vola Mattias. Stiamo per vedendo primo. Troppo Mattias in questa puntata. Potete aprire le vostre buste paga. Vediamo. È piena. Ah. Perché? Pure io amo. Salva. Beh, il testa a testa che Samuele voleva. Prendi. Samuele a casa. Tutti pieni. Samuele. Ops. Oh, oro. Tutte piene. Oro. Quindi decide lui chi manda a casa. Oh. Bello. Cioè lui si è preso un altro. Ma come fa a non vincere il programma? Cioè prende ori su ori. Vincerà lui. Ti dà il potere e la responsabilità di scegliere chi secondo te deve abbandonare Summer Jones. Questa è tosta, eh. Manda via una tra Sofia e, allora, no, e Marina. Mattias e Marino. No. Il suo piano vuole arrivare Mattias. Quindi potrebbe mandare via Marina. Per arrivare in finale con Mattias. Marina vola. Sono un po' preoccupata. Ah no, come fai a essere preoccupata? Per forza uno degli altri due a prescindere. Però chissà contro chi la utilizzerà. Ma ha scritto Samuele e se ne va così da eroe. A me non mi manda a casa nessuno. Sono io che decido quando me ne vado. Bello. Madonna che bello. Sarebbe stato incredibile, sì. E quindi deve abbandonare Summer Job. Marina. E gira sta carta. Marina palese. Mattias. Ah. Ci sta. Niente finale. So che la decisione che ho fatto non la rimpiango perché finalmente ho visto chi sei. La decisione che ho preso non la rimpiango. Prima invece stava piangendo che no, io pensavo non volevo farla uscire. Anche questa eliminazione la prenderò con la... Adesso non riesco perché non riesco. Magari tra poco. Docce emozionali. Beh, è stato uno dei personaggi di questa edizione però. Dobbiamo... Ciao, Mattia. No, ciao Mattia. Ciao Mattia. Un tavolo in un ottimo ristorante italiano. Oh, se magna. Buona cena, ragazzi, vi invidio un sacco. Ma se tu sei lì da 3 mesi a fare ste cene, cosa invidi? In vacanza da un anno. Un brindisi all'Italia che ci manca. Limoncellino? Ma quella che se l'ho sciolta. Limoncellone. Ogni singolo sguardo tra chiunque è stato vero.
E poi arriva lei. Ma meno male, ma fatemelo dire. Ma meno male che esiste, esatto. Va. Con tutti sti discorsi. Questo l'ho fatto, questo pure, questo pure. Devo fare veramente i complimenti a Marina. Brava, brava. Attenzione. Proprio lui. Vuole vedere come lavoro da sola? Veramente sonno, ma veramente stanca, sonno. Perennemente stanco. Questi qua di solito vengono. Ok. Ah, ok. Vabbè. Insomma. Per questo motivo Marina verrà mandata a casa. Che figura di merda, aiuto. Vincitore morale Marina. Assolutamente. Ho un appuntamento che vorrei con un piscallofregno che mi piacerebbe conoscere. Guarda che piscallofregno che c'è. Oh, Waglio. Sì, palesemente Augusto lui. Vincesse uno tra l'Inter sarei felice in ogni caso. Perché abbiamo fatto un percorso pulito. Abbiamo capito che va a casa Marina. Ma mo ce lo dobbiamo chiudere noi l'ombrello? Buonasera. In che senso, scusa, non so chiudere l'ombrello? Esistono persone che te lo chiudono. Samuele, puoi aprire la tua busta paga. Samu. Una garanzia. Ma non avevi preso una vuota? Forse la prima. Sì, la prima. Vuota sì. È il vostro turno di aprire la busta paga. Insieme. Prego. Ci sarà una dorata. Però aspetta, cazzo, Marina è stata bravissima a fare la spesa. No, ci sarà una dorata. No, vabbè. Ecco qua. Mannaggia, manda a casa Marina. Io manderei a casa Samuele perché in finale me la gioco con Marina, ho già vinto. È arrivato il mio momento, grazie mille a tutti. Stasera. Samuele l'ha già capito, vedi? Invece magari lei è una razionale, dice se lo merita più Samuele. Una bella sorpresa sarebbe. Ora si è pit. Ad abbandonare Summer Job ad un passo dalla finale. Peggio di Amadeus. Madonna, dimmelo. Oh. Marina, ho visto là. Palese. Beh, Samuele non può essere. No. Marina, no. Cioè, per me questo è un grandissimo traguardo. La prima volta in vita mi ho lavorato. Ciao Marina, grazie di tutto. Grazie di tutto. Senza Ciao. Marina non si poteva fare. Ciao Amior. Dove devo andare adesso? Casa, tutto dritto, non puoi sbagliare. Ci sarà un tavolo speciale occupato da me e dai boss. Tutti? Tutti i boss insieme. Saranno proprio loro a scegliere chi vincerà il Montepremi. Come bello! Già mi piace. Tintin, ragazzi. Suscina? Sofia, una cosa per te. Ma che stai a dire? Ma come? Sono tuo padre. Se non lo avessi capito. Come se non avessi capito? Ma scusa. Magari se la ascoltato. Vabbè, da un po' che non mi vedi. Ciao. Sì, ma io voglio Mostrangelo adesso. Sì, ovvio. Voglio il master. Cioè, bisogna pareggiare. Fai pure. Faccio da pirlone. Cioè. Fai pure play. Ciao Sam. Ecco. Madonna santa. Non dorme da 6 anni. Mamma mia. E so che ci tenevi tantissimo. Ho sentito le lacrime per il vento. E devo dire. Sì, babbo. Giorno della finale. Bravo, fatico pure a fare le scale questi pantaloni. Che belli che sono, però. Gli ospiti stanno arrivando. Oddio, bellissimo. Ho intravisto già la boss, eccola lì. La signorina Trinciabue. Oh, Samu. Madonna. Se vuole fa cadere qualche bicchiere. Accomodatevi, ragazzi. Grazie. Ma secondo me decidono su tutto il percorso, credo. Allora Samuele. Abbiamo una polpetta di pesce. Ok. Minchia, devono pure spiegare i piatti. Antonella, sono curiosa di sapere la tua prima impressione su Sofia quando è venuta da te al salone. Vabbè, rispetto a Mattias non era andata malvagia. Sì, infatti. Antonella, ma non è che mi posso bere un caffè per caso? Due palle, ragazzi. Solo un caffè, 8 del mattino, cioè questa sta nei diritti dell'umanità. Una reazione esagerata da parte di Antonella. Felicissimo lui. Fin troppo però. Devo dire che poi con il tempo è migliorata parecchio. Premieranno tutto il percorso. Il miglioramento. Come state? Come siamo andati? Vabbè, sono tutti e due bravi. Sono stati entrambi bravi, Sono bravi tutti e due, veramente è difficile davvero. Da lei l'ho trovata cresciuta da morire. Premiano la crescita, sicuro. E allora potrebbe vincere Sofia. Sì. Chi, dopo questa esperienza, torna a casa più maturo. Se questo è il preambolo... Quindi vince Sofia. Cioè, ma un preambolo che non ha senso. Non ha senso. Come è andato il programma, doveva vincere Samuele. Sì, ma chi era arrivato, che era già un buon livello, non avrebbe mai potuto vincere questo programma. Perché ci abbiamo idee differenti, io e te. Sì, tu credi? Verena litiga anche con gli altri boss. Vabbè, Verena, eh. Ma no. L'unica vera boss, comunque. Buonasera, accomodatevi, ragazzi. Ecco, vestiti da...
da ce la dai. Non era tanto difficile. Non era io. Perché ora state per scoprire chi è il vincitore. Comunque se perdi alla fine dici 4.000 di aperitivo, 3.000 di qua, ma sti cazzi. I boss hanno deciso che a vincere Summer Job e a giudicarsi il montepremi è... Che pathos! Sofia! Sì, ma io voglio sapere le votazioni. Adesso te le diranno un attimo. Chiaro, è sempre sta fretta. Comunque per me doveva vincere Samuele. Palese. Sì, sono d'accordo. Palese. Però dopo la spiegazione del percorso era palese. Ci sa che... Era palese Sofia. Cioè, ancora devo realizzare che ho vinto. Cioè sono... Madonna, fuochi d'artificio mi sembra un po' esagerato. Mi sa che sono fake. No, guarda lì dietro. E i CGI gli hanno fatto i fuochi d'artificio. Si vada a spese in Messi. Di tutto il mio percorso. Grazie, grazie. Però se devo essere sincera, bello come programma vincere un montepremi sudato. Ah, questo sì, lo sei guadagnato. Non sei guadagnato. Andato ad un reality senza fare vero. Una cippa lippa. Mamma, comunque ti posso aiutare. Ha vinto anche quella a cui servivano più soldi. Ah, ma che cazzo di sarai? Ma è finito così? Ma che triste. Ma vabbè. Aspetta, sempre che ti lamenti, ora ti diranno le votazioni. Non mi hanno detto un cazzo!